Su tutti i campi un minuto di silenzio per ricordare Eugenio Bortolon, il tifoso vicentino precipitato dagli spalti ieri a Parma. Nell'Atalanta rientrano dopo le squalifiche Guarente e Padolina a centrocampo. In attacco 17enne Zazza, la prima conclusione di Doni su punizione al 13esimo. Solito 4-4-1-1 per i bergamaschi che cominciano bene pressando a centrocampo. Al 15esimo il tiro cross di Defendi lanciato da Bellini, bloccato da Amelia. Ancora Defendi in evidenza al quarto d'ora. Suo il cross per il colpo di testa di Capelli, Amelia respinge, l'Atalanta cala vistosamente ed il Palermo sale in cattedra nonostante le assenze di Kier squalificato e di Liverani e Cavani infortunati. Al 26esimo Consigli è tempestivo nell'uscita su Tedesco. Il 4-3-1-2 siciliano è fluido, Miccoli in area per Balzaretti, la difesa atalantina è ferma, palla in mezzo dove Succi è puntuale per il tocco decisivo, Palermo in vantaggio al 32esimo, sesto gol per l'ex Ravennate. Nel replay si vede come Manfredini alzi la mano per chiedere il fuorigioco, lo vediamo, gol contestato dagli atalantini. Ancora Palermo nel finale di tempo. Al 44esimo Consigli e Bellini chiudono la strada a Bresciano, poi la palla finisce a Succi in fuorigioco. Giocatori accaldati, oltre 30 gradi a Bergamo e siamo alla ripresa con Plasmati inizialmente in panchina perché debilitato dall'influenza al posto di Zazza. Subito in attacco gli orobici, il cross di Guarente è pronto, Plasmati allo stacco di testa, 1-1 al quinto, esulta l'ex catanese sotto la curva atalantina. Perfetto il cross nel replay e altrettanto esemplare il colpo di testa. Reagisce il Palermo al 14esimo, Migliaccio in area di controbalzo a colpo sicuro, ma Consigli chiude bene lo specchio con grande tempismo. La risposta dei padroni di casa affidata a Doni al 21esimo, Amelia si oppone da campione. Al 22esimo ancora dalla sinistra un cross preciso di Guarente, Plasmati è sempre puntuale, 2-1 per l'Atalanta. Prima doppietta in nerazzurro per Gianvito Plasmati. Non ci sta il Palermo e si getta in avanti. Alla mezz'ora sul cross di Balzaretti Miccoli si scivolata e si coordina, Consigli va sul pallone ma non trattiene il 2-2, 13esima rete in campionato per il fantasista salentino. Nel replay la papera di Consigli che aveva difeso bene la sua porta in precedenza. Al 43esimo c'è la rete annullata a Simplicio per fuorigioco, posizione dubbia. Ultima immagine dedicata al commiato di Del Neri, dopo 2 anni lascia Bergamo con l'Atalanta nel cuore. Palermo fuori dall'Europa ma comunque protagonista di una buona stagione.